Grazie. Utopia o realtà? Sono qui che siamo alla realtà, perché non so, Albert ha parlato di qualcosa che è già in itinere. Solo questione di buona volontà. Noi abbiamo previsto una relazione breve per dare la possibilità di intervenire, domande e considerazioni. A me pare che questa relazione, vi dico quello che pensavo mentre parlava il professor Albrecht, quanto distante è il mondo dei partiti da questo tipo di dibattito. Cioè, se pensiamo che siamo stati tormentati giorni e giorni per polemiche politiche su questioni che francamente non c'entrano nulla con il nostro futuro, e qui sentiamo invece un dibattito, una progettazione che parla del nostro futuro, che inserisce Gaza, che punta a inserire Gaza dentro un circuito economico internazionale, che è quello che serve. Come dicevo, l'urbanistica non è una cosa da costruzione di qualche caso, l'urbanistica è questa, l'urbanistica qui si salda con la geopolitica, con il nostro futuro e così via. Quindi grazie della relazione, molto chiara, e grazie anche di questo lavoro. E, dibattito dunque da Chiara, se può, sì, un attimo, la Chiara dov'è? Non c'è? Va bene, comunque si arriva a un ruolo da Pippo Baudi, prego. Volevo chiedere al professore, un percorso come quello che lei ha descritto per Gaza presuppone una governance che sia in grado di gestirlo e che ne faccia un coordinamento non solo tecnico ma anche politico. Ci avete pensato? Sì, beh, diciamo, non è che lo penso io, ma diciamo, è il mestiere delle Nazioni Unite e di altri paesi, insomma, pensare questo. Almeno noi abbiamo dei piani di pace che ci mandano. Da questi piani, almeno in una prima fase, la striscia dovrebbe essere, almeno, non si sa cosa succede il 5 novembre, però dovrebbe essere amministrata almeno per un periodo dalle Nazioni Unite, per un periodo di passaggio. Questo nonostante che, non so, gli israeliani non è che sono molto così contenti con le Nazioni Unite, insomma, eccetera. Però questo è quanto diciamo, dagli accordi che noi abbiamo, diciamo, il sistema, insomma, che noi abbiamo. Ovviamente poi dopo devono ripensare completamente l'autorità palestinese, perché va dieletta, e perciò, insomma, ci sono sicuramente dei problemi di governance. Io sono convinto di una cosa, cioè sono convinto che se c'è chance economica, tutte queste cose si riescono a risolvere. Se non c'è chance economica e si va alla vecchia, non la risolveremo mai. Ovviamente avere quella facciata del Mediterraneo in pace è qualcosa che conviene a tutti, conviene a noi, conviene a loro, conviene agli israeliani, conviene a tutti. Perciò penso che se conviene a tutti dal punto di vista del portafoglio, in un qualche modo, insomma, ci si arriverà. Ecco, questo. Perciò penso che ci sia possibilità. Professore, lei non ha considerato, forse non ha voluto considerare, uno degli attori di quell'area, l'Iran.
come ritiene che l'Iran possa accettare un piano di soluzione di pace come quello che viene prospettato con ricostruzioni eccetera, lasciando da parte l'Iran stesso? Grazie. Penso che noi occidentali, noi blocco del brano, diciamo così, ecco così, noi lasciamo in parte l'Iran. È proprio l'obiettivo, penso sia proprio questo. Insomma, penso che uno dei motivi scatenanti era proprio perché si stava firmando quel patto. E penso che proprio tutti i proxy dell'Iran sono strutturalmente contro qualsiasi piano di questo tipo. Perciò sono contro la nostra politica. Sì, tra l'altro uno dei motivi per cui Riyadh era intenzionato a firmare gli accordi di Abramo era proprio perché era interessata al corridoio India Medio Oriente Europa, è evidente che questo progetto metterebbe nell'angolo l'Iran. Poi, sì, no, è contro, diciamo, anche la Turchia ha dei problemi, diciamo, rispetto a un progetto di questo Professore, innanzitutto la ringrazio per la sua brillantissima e molto chiara esposizione. E parlando di mattoni, volevo proprio chiederle una curiosità di tipo tecnico che va al di là della geopolitica, al di là delle strategie politiche. E che materiali, lei parlava di utilizzo di materiali innovativi, che tipo di materiali innovativi pensereste di impiegare e se avete previsto per esempio tecnologie tipo la costruzione con le stampanti 3D piuttosto che non con materiali prodotti in loco invece che importati, che svilupperebbe anche un'economia locale dal punto di vista della manodopera. Grazie. Sì, ecco, noi pensiamo questo, che i materiali devono essere prodotti in loco. E anche, diciamo, ovviamente noi lavoriamo anche con un occhio di riguardo all'industria italiana, ovviamente. Noi non esporteremo mai materiali, però possiamo esportare fabbriche, perché le fabbriche, le macchine le sappiamo fare, che funzionano. E perciò lì si possono costruire fabbriche, fabbriche che fanno quei tipi di materiali. E perciò le parlavo della fibra di vetro, che è quello che si usa per fare le barche, diciamo così. Ecco, su queste cose in Italia siamo ai massimi livelli mondiali. E si possono costruire delle fabbriche lì, fabbriche che sono molto piccole, molto piccole, molto leggere, non sono le acciaierie, sono cose molto piccole, hanno delle piste, insomma adesso non vi sto a spiegare come funziona, è fibra di vetro. Fibra di vetro si trova dappertutto, è qualcosa che viene molto usato in Medio Oriente, per esempio per fare i tubi degli oleodotti, i grandi tubi degli oleodotti sono fatti in questo modo. E perciò c'è la possibilità di sviluppare proprio queste tecnologie. L'idea è di quella di fare del joint venture tra locali e, diciamo, tecnologie che arrivano da fuori per costruire il materiale. Se succedesse una cosa di questo genere, in brevissimo tempo questo luogo diventa quello più avanzato da questo punto di vista a livello mondiale. Perché un uso civile di questa cosa è un po' è ancora a causa, diciamo, delle zavorre, delle economie tradizionali, non è molto sviluppato. Attualmente, diciamo, in Occidente utilizziamo questi materiali soprattutto nelle piattaforme petrolifere, perché non sono aggredibili dagli agenti marini e dagli acidi, perciò, e tra l'altro sono anche molto isolanti, cioè perciò perché funzionano. Perciò funzionano molto bene. Questo si porta dietro tantissime altre cose, tipo per esempio il problema principale è un problema di abbattimento delle temperature interne negli alloggi, negli edifici. E per questo di avere degli isolanti di generazione molto avanzata
si chiamano di cambiamento di stato, cioè funzionano sul cambiamento di stato del materiale, hanno degli spessori molto, molto sottili, sono materiali parafinici. Anche su questo l'Italia, da un certo punto di vista, siamo messi abbastanza bene, e questi tipi di materiali potrebbero essere dei nuovi tipi di isolanti. Perciò noi adesso quello che stiamo lavorando è di fare dei pilot project a Gaza, dentro. Dovremmo avere un finanziamento che è piccolo rispetto a... Però per poter fare delle prove e costruire proprio in scala 1-1, questo è il modello, lo si misura, si vede se funziona, se le maestranze riescono a costruirlo in tempi anche molto veloci, si misura questo. Il problema è, bisogna forare le travi o non forarle, le foriamo e avanti con tutti questi problemi, però questo qui è un progetto che è già subito disponibile. Buonasera professore, grazie del suo intervento, molto interessante. Straordinario il progetto che lei ha rappresentato, anche se rappresenta, giustamente come dice il titolo del convegno, un po' un'utopia, che però sembra che prenda corpo. È una domanda proprio riferita al concetto di utopia, ma questo progetto, perché possa poi nel concreto attuarsi, presuppone la definizione del conflitto? In che termini? Prima. E poi mi chiedo, il controllo e il coordinamento delle cellule di ricostruzione, a chi sarà affidato? Chi è l'ente, la persona, lo Stato o il sistema preposto? Grazie. Io non penso che sia un progetto utopico, io sono una persona molto concreta, perciò non è che penso che sia possibile. Poi dopo saranno la volontà politica, le cose del mondo che renderanno possibile o non possibile questo progetto, ma il progetto è concretissimo. Per riuscire a portare pace e prosperità economica, il conflitto deve finire. Sono d'accordo con lei, l'unica possibilità che è la possibilità che dice il Presidente della Repubblica, perciò diciamo, la posizione dell'Italia è di avere due Stati, non ci sia alternativa rispetto a questo, perciò il conflitto deve finire e deve finire in questo. L'unica possibilità di invogliare a che finisca il conflitto è far vedere che c'è una gigantesca chance economica. Tutti perdono, con le guerre perdono tutti. Con le guerre si perde, con le guerre si vince, però non so, io vengo da un posto da un luogo complicato, cioè, io vengo da Trieste, per questo è il mio. Anche lei, se Trieste mi ricordi, Trieste mi io vengo da un posto complicato, per quello c'ho questo cognome. Così che è costato tanti morti, eccetera. Però la mia famiglia c'è ancora delle terre fuori tra Pisino e Dragucce, che è in centro dell'Istria. Però non è che vado lì e abbiamo perso, però siamo riusciti a dare un esempio di fare una pace. È stata difficile, è costata quanti anni. Mio nonno ha combattuto contro gli italiani, era nel 97° reggimento, era un militare di carriera e combatteva contro lui. Prima ha combattuto contro i russi, poi dopo in Galizia, e poi dopo contro gli italiani. Però ci siamo ancora qua, insomma, ecco, non è che, quindi queste cose mi avvengono in mano, prima o poi penso che in una qualche maniera si risolvono. Penso che la possibilità economica è una possibilità di strategia geopolitica di livello molto alto, che è quello di spostare verso nord tutti gli influssi iraniani, quello può essere un grande innesco. Questo coordinamento
al coordinamento. E quel coordinamento si sta formando un'agenzia per la ricostruzione. Cioè un'agenzia di ricostruzione palestinese, diciamo così. Palestinese, che dovrà coordinare e fare ovviamente con supporto esterno, sicuramente. Però diciamo c'è già il progetto, c'è già un nome, c'è già una procedura proprio per riuscire a coordinare tutti, soprattutto tutti i finanziamenti. Certo, c'è una qualche forma di statualità, una qualche forma debole o debole di statualità. I paesi arabi, le autorità palestinesi e anche Israele vedono con grande favore che sia l'Italia a coordinare, a porsi da garante sul coordinamento di tutti i dollars, cioè diciamo di tutti i soldi che arrivano. Io ero presente quando è stata fatta questa proposta al ministro. Perciò l'Italia ha una chance buona di essere presente. Ovviamente la prima cosa è detto, ma ce la facciamo. Grazie, buonasera e complimenti per la sua esaustiva esposizione. Volevo ricondurre il discorso in un ambito meno geopolitico e più tecnico, perché lei ha toccato dei punti molto interessanti. Concordo con lei sulla validità del modello della città mediterranea, che è un modello che funziona e sicuramente da quello bisogna partire. Per quanto riguarda l'aspetto di questo modello verrà applicato, di questo sistema di progettazione di rigenerazione urbana che riguarda i territori palestinesi, volevo chiederle se lei ritiene che potrebbe essere un modello che, una volta sperimentato e validato, possa essere esportato per essere localizzato in altre aree. Mi sembra, mi viene a pensare all'area dell'Ucraina, ma anche ad aree più meno devastate come possono essere le nostre periferie, se può essere un modello che potrebbe essere usato per rammendare le nostre periferie degradate ovviamente. E poi volevo chiederle, perché lei ha usato un termine molto interessante che spesso viene usato in modo improprio e abusato, che è quello di post-sostenibilità, se lei fosse così cortese da meglio enucleare questo aspetto. Grazie. Sì, il modello è replicabile, la scala è replicabile. Noi diciamo, con questo sistema ci è già stato chiesto per l'Ucraina. Noi abbiamo firmato, penso siamo stati i primi che hanno firmato un accordo con Irpin, diciamo, con quella periferia diciamo, di Kiev, quella più distrutta, più esposta. Così. E anche abbiamo accolto e ci abbiamo ancora professori ucraini da noi che studiano, che ci danno una mano, stanno studiando questa cosa e l'applicabilità di queste cose anche in Ucraina. Perciò sì, è assolutamente scalabile. Io penso che il governo italiano, noi diciamo, abbiamo 22.621 centri storici, così. Noi dobbiamo dedicarci a questo, a un grande progetto di questo paese. Attualmente noi non abbiamo un progetto dell'Italia, cioè l'Italia non c'è un progetto, solo che ma qual è il progetto d'Italia, su cosa investiamo? Non ce l'abbiamo. E perciò diciamo un compito che noi ci siamo presi, noi siamo lo Stato, siamo uno Stato, perciò è proprio quello di insieme ad altre grandi agenzie dello Stato, il Demanio, il CNR, stiamo lavorando proprio per fare un progetto per l'Italia che abbia la stessa valenza. Se vi ricordate del progetto 80 che era stato fatto diciamo, alla fine degli anni 60, e che abbia più o meno quella valenza che riesca a vedere il futuro di questo paese, partendo nella valorizzazione di due cose, il suo territorio e il suo mare. Noi ci siamo dimenticati che siamo una penisola, che abbiamo 8.000 km di costa e abbiamo un mare. Dove possiamo trovare tante cose, possiamo trovare energie, possiamo trovare cibo, possiamo trovare nuovi tipi di materiali e troviamo comunicazioni, eccetera. Perciò penso che lavoriamo su questo, molte di queste cose sono all'interno di questo progetto. Allora io
così faccio un po' di biografia, mi interessa di sostenibilità da 40 anni, quando non si chiamava sostenibilità. E ho fondato la prima laurea magistrale in architettura per la sostenibilità nel 2000, quando molti dei miei colleghi dicevano: cos'è sostenibilità? Ti sei dedicato alle strutture, cioè sostenere, ma guarda che un'altra roba, no? E, ecco, sono passati 25 anni e quel paradigma mentale ha fatto il suo corso, è finito. Parteva da un presupposto della sostenibilità, che era ancora possibile, diciamo che i buoni non erano scappati dalla stalla, ed era ancora possibile qualche aggiustamento. Oggi come oggi non è più così, lo vediamo tutti, cambiamenti climatici, complessità dal punto di vista delle linee di rifornimento, di tutto, insomma, è cambiato completamente tutto. Per questo è necessaria una nuova forma di pensiero. Questa nuova forma di pensiero è un pensiero che appunto è post-sostenibile, tiene alcune cose, ma porta avanti alcune altre. Un piccolo problema. Se sono vere le previsioni, che purtroppo sono vere, perché le previsioni che fanno i climatologi sono sempre più lente rispetto alle cose che stiamo vedendo, nel giro di 30 anni avremo 2 miliardi e mezzo di persone che sono fuori dalla nicchia ecologica umana. Cioè, non si può stare. Cioè, in luoghi dove non si può stare. Questo vuol dire un riassetto globale, gigantesco, vuol dire che bisogna fare nuove città, nuove... trovare posti per questa gente, questo non è un problema di emigrazione, questo è un problema di ridisegno complessivo, di risistemazione complessiva del pianeta, che, a cui dovremmo dare una risposta. Se non si dà una risposta, questa cosa esploderà nella maniera più drammatica. Il pensiero della post-sostenibilità tende, spera che non succeda, diciamo questo, che non succeda questa cosa, e di cominciare a trovare alcuni tipi di risposte che possono essere date, risolte tecnicamente. Io penso, sono convinto che il nostro paese ha le capacità mentali per poter affrontare alcune di queste cose e dare una serie di risposte rispetto a queste. E penso, per esempio, noi stiamo investendo in maniera molto forte studi, denari, eccetera, su tutto quello che riguarda l'acqua. In tutti i suoi aspetti. Stiamo creando a Venezia un polo dell'acqua, di studi sull'acqua, che diventi il più grande del mondo, perché a Venezia sa che le cose o si fanno grandi oppure non si fanno. E partiamo già con tre corsi, partiamo, e stiamo proprio lavorando in stretto rapporto, anzi diciamo quelli che sono gli amici più forti, che ci danno una mano su questo, è proprio la Marina Militare. La Marina Militare, sai, a Venezia c'è l'arsenale, insomma, c'è un luogo, tra l'altro, di bellezza straordinaria, e proprio con gli ammiragli della Marina Militare stiamo tentando di vedere quello che potrebbe essere la creazione di un polo di questo tipo, che nessun'altra marina avrebbe mai alle spalle. E la nostra previsione è di avere 21-23 corsi di laurea nuovi, per il momento ne abbiamo tre, vuol dire 6.000, a regime 6.500 studenti, che trattano l'acqua in tutte le sue forme, dalla cima del monte fino alle parti sotto, in tutte le sue possibilità giuridiche, storiche, tecniche, progettuali, di rapporti, di connessioni, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono gli studi della post-sostenibilità. Sono Giovanni Giustino e sono qua. Ah, ecco, volevo intanto anch'io esprimere complimenti per la interessantissima presentazione e fare due domande, puntualizzando anche competenze italiane. Una è quella, lei ha accennato alla bonifica delle varie aree su cui puoi costruire. Ecco, è un'area, è un settore, un'applicazione dove l'Italia ha delle competenze, e volevo chiedere qualche dettaglio in più sul come rientra questo aspetto, diciamo, che è propedeutico e
fondamentale per poi passare alla ricostruzione, sono stati sganciati tonnellate di ordigni e quindi alcuni inesplosi, e quindi questa è la prima domanda. E la seconda è quella invece sulla competenza italiana del riciclo. Noi come azienda partecipiamo alla fiera Ecomondo e c'è una capacità enorme da parte dell'Italia nel settore. Voglio sapere appunto le varie macerie e come è previsto che vengano trattate e l'eventuale riciclo come è previsto. Per quanto riguarda le bonifiche, per il momento diciamo sono quei quadratini azzurri piccolini che ha visto, che sono le aree disponibili. Quelli sono accordi tra le autorità delle Nazioni Unite e l'esercito israeliano, perciò sono cose che vedono loro e segnano diciamo le aree. Sì, diciamo, loro segnano per il momento questi terreni che sono disponibili, in cui diciamo c'è possibilità di intervenire in termini semplici. Un progetto di bonifica generale non c'è, su quello non c'è e non è ancora pensato. Ci sono tutti, c'è un po' di chiacchiere diciamo su queste cose. Ovviamente tutti i parametri di caratterizzazione saranno molto molto bassi. Perciò saremo una cosa un po' non diciamo ai livelli nostri, insomma sarà un po' più così, però ancora non c'è nulla da questo punto di vista. Per quanto riguarda il riciclo, diciamo dentro nel nostro progetto noi pensiamo diciamo di poter riutilizzare alcune cose, tipo appunto alcuni materiali tipo rovine macinate, eccetera, 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 tra fare mattoni, per riuscire a fare mattoni anche in cantiere a pressione, anche solamente a pressione, e perciò questa c'è chance, ci sono alcuni brevetti anche italiani su queste cose, oppure diciamo in maniera molto più semplice, per aumentare le inerzie termiche diciamo delle pareti, avere dei muri a sacco dove buttare dentro, buttando. Perché il problema è l'inerzia termica, cioè in questi posti con le nostre tecnologie è riuscire a aumentare l'inerzia termica in maniera molto forte, e perciò diciamo spazio ce n'è, perciò si possono pensare muri da 50 centimetri, cioè cose grosse che possono essere diciamo di pannelli di poltruso, di pannelli di fiberglass, e poi diciamo compattati dentro, un po' tipo del pisè, diciamo, con una tecnica tipo da pisè, riuscirla a compattare e a tenere dentro soprattutto diciamo le pareti esterne per aumentare l'inerzia termica. Buonasera, non posso che ringraziarla, ringraziare lei anche dottor Ali Fuoco, l'associazione. Ho trovato davvero illuminante questa prospettiva, perché dopo non solo la situazione di adesso, ma dopo decenni di purtroppo fallimenti dal punto di vista della politica, vedere che ci sono delle altre prospettive per cercare di favorire la pace riscalda anche il cuore, devo dire. Noi lavoriamo come Coreis, comunità religiosa islamica italiana, di cui sono rappresentante per il Triveneto. Cerchiamo di lavorare anche noi su un'altra prospettiva, che non è quella politica, che è molto quella del dialogo interreligioso. Ci abbiamo particolarmente tenuto a consolidare le nostre amicizie con la comunità ebraica, soprattutto dopo l'inizio di questa guerra. Proprio questa domenica andremo, come ogni anno, quasi 20 anni, in tutte le comunità ebraiche italiane per la giornata della cultura ebraica, e non è una cosa scontata cercare di far vedere la fratellanza in questo modo, e credo che sia un altro modo per favorire la pace da un'altra prospettiva, come cerca di fare lei, mi ha molto colpito, cioè riuscire a prendere il problema da un altro livello che possa favorire dopo e togliere la possibilità della logica della guerra stessa. Questo è davvero molto molto interessante, perché sennò non se ne esce. Con la logica del do des, almeno
lo dice la storia, siamo ancora qui, non se ne esce. E per quanto riguarda il dialogo interreligioso, trovo molto interessante la possibilità di partire da zero in qualche modo per, certo, i due stati, speriamo, vedremo, però cercare di rivalorizzare. Mi ha molto colpito che sì, grande prospettiva veneristica, ma addirittura riproposizione della struttura dell'antica Medina che c'è da secoli e millenni. E perché no? Non riproporre anche la coesistenza religiosa, interreligiosa, che c'è da sempre anche nel mondo islamico, solo oggi in alcuni stati non è possibile, ma in realtà da sempre c'è una coesistenza tra ebrei, cristiani e musulmani. Non solo, le do un esempio concreto, mi è venuto in mente questa casa di Abramo che è stata fatta ad Abu Dhabi, se non sbaglio, con una grande sinagoga, una grande moschea e una grande chiesa. Certo, queste sono cose importanti, anche simboliche, ma riproporre a Gaza anche delle sinagoghe, far sì che vengano anche ebrei, questo sarebbe, e cristiani e chiese, questo sarebbe straordinario, toglierebbe il terreno stesso dal punto di vista anche culturale che possa esserci quello che è la cultura dell'odio da cui poi parte la guerra. E quindi mi chiedo se possa essere anche interessante una collaborazione anche delle comunità ebraiche anche in Italia, vista l'importanza di questa Italia, delle comunità islamiche anche italiane, l'importanza anche della comunità ebraica a Venezia, che insomma tra le più storiche, per questo progetto, come dice lei, non utopico ma possibile. E grazie molto. Grazie. Rispondo forse sì. Grazie. Noi siamo l'università, noi siamo laici, cioè siamo al di sopra, diciamo, di queste cose, anzi vogliamo essere molto, sempre molto, molto cauti rispetto alle nostre prese di posizione, eccetera. Io non entro in problemi religiosi che esulano le mie competenze, esulano molto le mie competenze, però è vero quello che dice, insomma, cioè qui questo levante è un crogiolo da sempre di convivenza di persone più le più strane. Bastava andare in Libano e salire sul monte, c'erano questi che erano diversi da quest'altro, i cristiani di un modo, dell'altro, del terzo. È il luogo di differenza per eccellenza, perciò penso che devono dare l'esempio, cioè in un dato momento devono dare l'esempio, insomma è una terra che interessa a tutti, a tutte le religioni, perciò devono dare l'esempio e mettersi un po' d'accordo, perché insomma ci hanno un po' anche stufato, ecco, perciò si mettono d'accordo, troviamo un sistema attraverso il quale ci sia sufficiente sviluppo economico per cui non ci siano problemi di lavoro. Io penso che si giochi tutto su quel piano, e dopodiché c'è convivenza, c'è la possibilità di stare assieme, di ognuno pregare chi vuole, come vuole, in che maniera vuole. Penso che ci sia questa chance. Ovviamente l'uomo non perde occasione di perdere occasioni, ecco, su questo. Cioè questo è un momento storico molto interessante, però mi sembra un momento storico molto, molto interessante. Paradossalmente forse questo disastro di questa guerra può portare a dire basta. Professor, sono Brede. Volevo soffermarmi un attimino sul vedere il problema dal punto di vista italiano, no? C'è questa possibilità, lei diceva, di portare questo modulo, questo progetto, per esempio, per il recupero o per il rifacimento completo, soprattutto delle aree degradate. Affrontare un problema, questo comporterebbe una modifica normativa, beh, si può fare, no?
Però in un paese così frammentato dal punto di vista amministrativo e così in fondo litigioso tra stessi uffici dell'apparato centrale dello Stato, lei dove, nell'ipotesi in cui si dicesse individuiamo alcune aree, le più importanti aree in cui ci sono dei problemi in cui bisogna intervenire, secondo lei il livello di intervento per gestire dal punto di vista tecnico-amministrativo questi progetti, qual è? Quello statale, quello regionale, tenderei ad escludere quello comunale perché è troppo piccolo, oppure sarebbe il caso di operare sempre con interventi commissariali, cioè un commissario o un ufficio del commissario che gestisca avendo pieni poteri, quindi non trovandosi fermato una volta dalle belle arti, l'altra volta dei beni ambientali, l'altra volta da quelli archeologici, l'altra volta dal gruppo di contestatori del caso. Ecco. Perché questo sarebbe chiarire almeno a livello di idea dove indicare il referente, un referente autorevole, secondo me. Grazie. Questo è un progetto su cui ci stiamo lavorando. Attualmente mi sembra già tanto, se noi riusciamo, il tentativo che stiamo facendo di avere un tavolo in cui sono sedute diverse amministrazioni, diverse grandi amministrazioni dello Stato, che hanno più o meno gli stessi problemi, le stesse cose, ma non riescono mai a trovarsi e a farsi. Allora, siccome noi abbiamo un vantaggio di location, quando propone qualcuno di venire a Venezia a discutere, vengono tutti volentieri, diciamo così, e allora noi mettiamo a disposizione un tavolo alle amministrazioni dello Stato per poter discutere su come si può tentare di ottimizzare le varie componentistiche, diciamo tutti i vari pezzi, diciamo, di questa cosa. Su quello che stiamo lavorando, stiamo facendo un business plan generale che lavora su i danni, stiamo quantificando i danni, quanto costa all'anno il fatto di trascurare il paese dal punto di vista dei danni ambientali, terremoti, inquinamento, eccetera, eccetera, eccetera. E come rispetto a questo potremmo finanziare un piano di sviluppo lavorando sui risparmi. E perciò, diciamo, senza nessun soldo nuovo, lavorando solamente sui risparmi. Dai conti che stiamo facendo, stranamente andiamo in positivo in pochissimi anni, si andrebbe in positivo in pochissimi anni. Perciò abbiamo l'intenzione di mostrare anche al governo questo tipo di piano. Poi sulle competenze in dettaglio quello vediamo. Bene, mi pare che non ci siano altre domande e quindi possiamo avviarci a concludere. Io ringrazio il professor Benno Albrecht che rispetto al quesito iniziale qui in realtà ci ha fatto capire che stiamo parlando di qualcosa di reale, stiamo parlando di voli pindarici, quindi io sono con i piedi molto per terra. Evidentemente la conclusione del conflitto è in mano ad altri attori, però io penso che la costruzione di questo progetto possa essere un elemento che aiuta, perché quando i rappresentanti del mondo palestinese vedono una progettazione così, un impegno internazionale di questo tipo, questo non può che essere un elemento positivo in una trattativa. E quindi lo ringrazio e sono anche abbastanza del parere che bisogna essere orgogliosi del fatto che sia l'Università di Venezia e anche del fatto che l'Italia sia vista come un garante in questo processo. E posso dirlo nella mia esperienza nei teatri di crisi, ma qui ci sono molti amici dell'associazione che sono
ufficiali generali che hanno esperienza di vari teatri, posso dire che in queste zone la presenza dell'Italia è sempre la più apprezzata, ma fin dalla prima missione italiana, che fu quella del Libano, dove c'era un colonnello Giovannone, non so chi lo ha conosciuto, però un colonnello che aveva in mano tutti i collegamenti e riusciva in una situazione difficile come il Libano a far rappresentare l'età in Italia in modo molto, molto dignitoso. Cosa che non è scontata in giro per il mondo. Allora, concludendo, ringrazio, il sindaco di Vicenza evidentemente non è potuto venire, però ci ha raggiunto il vice sindaco, Isabella Sala, che conoscete. Ringrazio anche il colonnello Paul Thomas della comunità americana e ricordo che noi siamo presenti l'11 settembre ricordando il dramma che il popolo americano di New York ha vissuto e che la comunità italiana americana di Vicenza ha vissuto 23 anni fa. Ringrazio mamma Yaya Zanolo che ha fatto un intervento di respiro religioso, ma direi è auspicabile che si proceda su questa strada, anche se la mia esperienza mi porta a dire che quando nei conflitti ci sono motivazioni territoriali e economiche, alla fine si trova una mediazione. Quando una parte che combatte, o entrambe, o tutte le parti che combattono, chiamano Dio a testimone della loro posizione, gli accordi sono praticamente impossibili. E quindi io credo che se nel mondo islamico ci sono soggetti che lavorano in questo modo, non possiamo che essere grati. Per quello che riguarda l'accordo, chi può gestire, io penso che l'accordo di Oslo, che aveva previsto dei passaggi molto positivi, possa essere quello che va ripreso, perché l'accordo di Oslo prevedeva il ritiro israeliano e qui il leader attuale, Netanyahu, non è il miglior leader per arrivare a un accordo. Con tutta la simpatia che possiamo avere per la causa israeliana, Netanyahu non è il miglior leader. Io tra l'altro penso che se si votasse oggi lo manderebbero a casa, forse anche dall'altra parte, insomma. Dobbiamo trovare leader che lavorino per la pace, porca miseria. Questo è il punto, che ogni giorno abbiano anche un linguaggio di pace. Non potrà essere Hamas, ovviamente, ma l'autorità nazionale palestinese, che è quella che è nata con gli accordi di Oslo e che dovrebbe essere il soggetto che garantisce l'autorità di questo Stato in costruzione. Bene, allora vi ringrazio della vostra attenzione, sono le 19.30, abbiamo rispettato abbastanza i tempi e credo che il fatto che siate qui fino ad ora vuol dire che state seguendo con ansia le cose del mondo e quindi è una soddisfazione anche per un'associazione come noi, dove uno di noi opera volontariamente, gratuitamente, massa di impegni molto forte nelle scuole, abbiamo intercettato 4.000 studenti nelle lezioni geopolitiche, quindi vuol dire che siete molto attenti delle cose del mondo. Auguro a tutti una buona serata e ci auguriamo un buon futuro. Buonasera.